Matteo Colucci a Caltanissetta, una vittoria che è arrivata nel finale e ricorda molto quel gol fatto proprio da Colucci al Palmintelli che gelò lo stadio. Sì, in effetti mi sono venuto in mente quel ricordo di quella famosa partita proprio a tempo scaduto, che ho fatto gol direttamente dalla bandierina, abbiamo vinto 1-0, e palla accenda, è finita la partita. Come è cambiato nel tempo questo derby? Ma io penso che il derby di una volta era tutt'altra cosa, anche come ambiente, anche se oggi ho visto un bel pubblico a Caltanissetta, penso che il calcio di allora era tutt'altra cosa, partite più sentite, più agonismo, e giocatori di alto livello. E diciamo, i derby sono sempre partite sentite. Io mi auguro che sia la Nissa che l'Agregas sicuramente meritano categorie superiori, non meritano di stare in queste categorie. Ho visto l'impianto del Tomaselli, uno stadio favoloso. Speriamo che in futuro, diciamo, queste squadre si possano trovare nelle categorie che meritano. Il vostro vicepresidente aveva detto: vietato pareggiare, solo vincere. Avete fallito un calcio rigore nel finale, poi il gol che vi ha premiato, ma questa Agregas ha sofferto tantissimo e rischiava anche di perdere. Sì, abbiamo sofferto il giusto. Nel primo tempo credo che ci siano ancora, abbiamo visto ancora le scorie della partita di Coppa Italia. Non era facile, non è stato facile, anche perché questa squadra fino alla partita di mercoledì ci aveva abituato a grandi prestazioni, a grande gioco. Oggi abbiamo incontrato un avversario difficile che ci ha messo in difficoltà, però ricordiamoci che la Grecia ha cercato la vittoria fino alla fine con grande equilibrio, ci ha creduto, abbiamo fallito il rigore, abbiamo continuato a cercare il gol della vittoria e poi ci siamo riusciti. Questi ragazzi sono da premiare, ringraziamo i tifosi, quelli veri, quelli che ci hanno dato una mano a rialzarci dopo la brutta scoppola di mercoledì. L'approccio l'ha soddisfatta, almeno nella prima parte della partita abbiamo visto una Agregas che proprio non ha convinto, Greg. No, assolutamente. Sul piano della risposta. Ho detto che nei primi 10 minuti, forse 12 minuti, forse quella brutta prestazione di mercoledì ancora era nella nostra testa, e quindi poi abbiamo preso campo, abbiamo preso le misure all'avversario, che onestamente non è un avversario, non è l'ultimo arrivato. No? La Nissa c'ha dei giocatori importanti, c'ha dei giocatori individualmente forti, e dal cambio dell'allenatore ha cominciato pure a giocare bene, a giocare a calcio, anche perché su questa superficie non puoi fare altrimenti, quindi è merito ancora a questi ragazzi che hanno, dopo 3 giorni infernali, hanno raggiunto una vittoria importante. Oggi il destino ha premiato l'Agregas, è l'anno buono per il salto di categoria. Credo che l'Agregas è stata premiata perché ci ha creduto, non credo al destino. Evidentemente era più bello vincere in questa maniera dopo aver fallito un calcio di rigore, quindi spero che la prossima volta i ragazzi magari la sbloccano un po' prima, così soffriamo un po' meno. Cos'è passato nella testa di Garufo dopo quel calcio di rigore? È passato un momento che in carriera non l'ho vissuto mai, perché a volte ti senti forte, ma in quei momenti poi magari ti passa tutto d'un tratto, no? Quindi anche perché ti senti la responsabilità di un gruppo sano, di un gruppo forte, di una società e di una tifoseria che merita quello che stiamo facendo. Però va dato merito alla Nissa, secondo me una grande squadra per questa categoria, merita sicuramente di stare in classifica molto più in alto, e va dato onore perché hanno giocato una partita onesta, una partita dove ci siamo rispettati entrambe le squadre dall'inizio alla fine. C'è delusione per questo risultato, si era vista una Nissa intraprendente, poi qualcosa evidentemente non ha più funzionato e alla fine l'Agregas, che ci ha creduto, ha vinto la partita. Ma noi sapevamo che giocavamo contro una corazzata, la squadra che assieme all'Enna si gioca il titolo, insomma, quindi facile non era, né per noi né per loro. Infatti è stata una bella partita. Diciamo che la Nissa all'inizio è andata bene in campo, poi chiaramente i valori escono fuori, però ce la siamo giocata, e peccato perché quando mancano 2 minuti al fischio finale bisogna tenere alta la concentrazione, e questo calo di concentrazione poi chiaramente lo paghi con tutte le squadre, e figuriamoci
contro una squadra che deve provare a vincere il campionato. Alessio Sferrazza, una sconfitta che è arrivata nel finale, una Nizza che aveva giocato bene, forse qualche sostituzione è arrivata tardiva. No, devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande prestazione contro la prima in classifica, penso che ce la siamo giocati alla pari, potevamo fare gol nel primo tempo come lo potevano fare loro, non abbiamo giocato per il punticino ma abbiamo cercato di portare l'intera somma, l'intera i tre punti a casa. Purtroppo poi al 95esimo abbiamo fatto una disattenzione su un fallo laterale e ci hanno punito. Facciamo i complimenti all'Agra, che è una gran bella squadra e merita di essere al primo posto. La squadra messa in campo, tornando indietro, la rimetterebbe? Sì, sono soddisfatto di tutti e per quello che mi hanno dato. Anche chi è subentrato mi ha dato delle soddisfazioni, hanno dato l'anima, hanno dato tanto impegno, tanta dedizione. Abbiamo provato e fatto quello che per cui lavoriamo durante la settimana. E quindi sono veramente soddisfatto. Purtroppo mi dispiace tantissimo per non aver regalato dei punti ai nostri dirigenti, ai nostri tifosi e a noi stessi. Si sta creando un bel rapporto con il pubblico. La cosa più importante è questa: se oggi non ci fosse stata una giornata da quasi zero gradi e con la pioggia, io penso che saremmo stati il quadruplo, perché vedo che c'è tanto interesse attorno a questo progetto e con tutto questo oggi c'era un numero sufficiente di persone piene di entusiasmo, piene di voglia di divertirsi, e la cosa più importante è questa, perché se restiamo tutti uniti prima o poi i risultati arriveranno. Sta pensando al futuro? Sì, si sta pensando al futuro, lo sapete tutti, c'è un nostro attuale sponsor che vuole portare avanti un progetto molto ambizioso, sta a noi nisseni stargli vicino, contribuire e dare un'impronta vincente. Io ci credo tanto, però dobbiamo anche fargli percepire l'entusiasmo di questa città, perché Caltanissetta da questo punto di vista potrebbe avere veramente delle grandi potenzialità. Chiunque viene a giocare qua resta incantato da tutto l'ambiente e adesso dobbiamo lavorare per farlo diventare ribollente.